Cantieri aperti e 3 settimane senza treni sulla linea direttissima Bologna-Prato. Tutto questo mentre arriva la doccia fredda con FS che chiude ogni possibilità di far fermare l'alta velocità a Prato. La circolazione dei regionali sarà sospesa dalla notte tra sabato e domenica prossimi fino alla notte tra domenica 1 e lunedì 2 settembre. I cantieri, operativi fra le stazioni di Pianoro e Prato, sono legati a lavori di potenziamento e adeguamento dell'infrastruttura agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci. In questo periodo circa 180 tecnici di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e imprese appaltatrici interverranno nella Grande Galleria dell'Appennino per attività di ampliamento e manutenzione straordinaria. Contestualmente proseguiranno le attività già avviate di miglioramento tecnologico della linea. Molti disagi per gli utenti. Per tutta la durata dei cantieri, i treni regionali saranno cancellati nella tratta interessata e il servizio svolto con autobus. Sono previste modifiche anche ai treni Intercity, Intercity Notte ed Euronight. Intanto sul futuro della direttissima la deputata pratese di Forza Italia Erika Mazzetti, assieme alla collega Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, ha incontrato ieri l'amministratore e delegato di FS Battisti, chiedendo una fermata dell'alta velocità su Prato. Da un'analisi della situazione infrastrutture, spiega Mazzetti, è emersa l'impossibilità tecnica per tale cosa. Ho proposto allora di ampliare la rete per far passare treni veloci in questa tratta con unica fermata a Prato. Battisti si è reso disponibile a valutare questa opportunità. Insomma, per ora disco rosso quasi definitivo per l'alta velocità a Prato.